Ecco, questa era la chiesa di Ragù. Dall'allora amministratore Buemi Francesco abbiamo avuto l'opportunità di avere precise notizie sulla purtroppo breve storia di questa chiesa. Allora dovete sapere che fino al 1959 gli abitanti andavano alla messa la domenica nella chiesa di Fantina Centro. Dal gennaio del 1959 venne a Fantina per circa un anno a celebrare la messa Padre Santi Gigante, che grazie all'interessamento di alcuni abitanti una volta al mese doveva celebrare la messa proprio qui a Ragù. La messa veniva celebrata in un garage oppure all'aperto. Dal 1960 al 1961 Padre Vito Spada si dichiarò disposto a celebrare la messa ogni domenica. Anzi, si adoperò per iniziare la costruzione di questa chiesa. Da Campo Giovanni offrì il terreno su cui sorse la costruzione. Nel quartiere tutti gli abitanti donarono alcuni denaro, altri materiali per la costruzione e altri lavoro manuale. Gli scalini dell'altare sono stati costruiti dai cugini Carmelo e Giovanni Furlari di Fantina. Il portone invece fu costruito dal falegname Carmelo Ferrara. Dal 1961 al 1965 fu parroco a Fantina padre Enrico Ferrara e fu con lui nel 65 inaugurata la chiesa di Ragù con la partecipazione dell'arciprete di Novara padre Allorca in rappresentanza della curia di Messina. Dopo il 65 celebrò la messa padre Milone Salvatore. Con il passare del tempo e con l'ulteriore raccolta di fondi, nel 70 fu comprata una statua del Sacro Cuore di Gesù. Ogni anno, nell'ultima domenica di luglio, per tre anni, dal 1970 al 1972, fu celebrata la festività religiosa, portando in processione per il quartiere la statua del Sacro Cuore. Il quartiere si ingrandiva sempre più. Allora contava più di 80 famiglie. Solo nel 1972, in questa chiesa, furono celebrati 5 matrimoni. Dal 73, anno dell'alluvione disastroso, la chiesa fu abbandonata come tutto il quartiere. E oggi la statua qui venerata è custodita nella chiesa di Fantina. Thank you.
dopo, quando io racconto questa storia qua, non è che la racconto con tanto piacere, la racconto perché sono venuto, perché siete voi altri e siete qua di Fantina, e Fantina è la mia terra. E che trascorso il Capodanno? Il Capodanno l'abbiamo trascorso triste, il più triste Capodanno che io abbia trascorso, sia io, sia tutti quelli del paese, e penso sia tutto Fantina. Quanto anni aveva lei quando è successa la disgrazia? Io ci avevo 17 anni e andavo a scuola a Barcellona. E io venivo a casa ogni sabato sera e poi lunedì mattina si andava a scuola. Fosse stato così mortalmente danneggiato, oggi i nostri quartieri sarebbero più affollati e la storia del nostro paese sarebbe stata diversa. Chissà, ma noi facciamo tesoro di tutto ciò che appartiene ai nostri avi e abbiamo tutta l'intenzione di continuare a coltivare le tradizioni della nostra gente. Cosa possiamo dire? La vita è bella e deve continuare nonostante le avversità e merita di essere vissuta con orgoglio e forza, come hanno fatto i nostri antenati.